Questa bella signora che è accanto a me si chiama Anna Maria Polci ed è una delle guru della Toscana per ciò che riguarda l'abbigliamento, in genere le tendenze. Io mi sono rivolto a lei perché la bella stagione fatica, ma alla fine arriva, ci sono le nubi vulcaniche, ci sono le perturbazioni, ma alla fine poi arriva la bella stagione. Allora io voglio sapere indicativamente da te, Anna Maria, colori, modelli. Partiamo dalla donna, Dalla colori donna. per la donna. Sì, certamente la donna poi è quella anche più interessata, più vogliosa, sempre la prima ad entrare nei negozi. I colori, la primavera è stata caratterizzata dal gusto militare, quindi un militare chic, pantalone cargo, con la tasca però da portare preferibilmente con il tacco, quindi una moda un pochino più aggressiva, però resa femminile poi dal fit, dal modello comunque sempre aderente, estremamente femminile. L'estate è caratterizzata da più colore, come del resto un po' succede spesso. Granfiori, petali, colori piuttosto accesi, accompagnati sempre dal lilla e viola, che ancora insomma rimane una tinta un po' trainante della moda. Quindi si abbandona la pezzatura del militare e si va verso i fiori. Si va verso i fiori, si va verso, ecco, più colori solari, naturalmente attendendo le L'uomo? belle giornate. L'uomo rimane sempre un pochino più nel tradizionale come colori, quindi i blu e i grigi, un gran ritorno al grigio che lo troveremo anche per il prossimo inverno, e sempre coloniali, e poi ecco l'uomo elegante, perché tu sai che noi abbiamo anche un bel reparto di cerimonia, quindi l'uomo elegante con i grigi chiari e i gessati. L'ultima domanda è sui costumi da bagno. Sono castigati oppure vanno verso un ti faccio vedere più? Ti faccio vedere più perché c'è il gran ritorno del costume intero, però un costume intero molto sexy, estremamente aperto ai lati, con grandi scollature dietro, quindi anche qui siamo sull'iperfemminile e l'ipersexy. E l'uomo invece mutandina L'uomo c'è il ritorno oppure? dello slip, sì, c'è il ritorno dello slip, poi per i soliti, che non vogliono cambiare mai c'è il boxer, anche un po' più aderente, però tanto ritorno allo slip. Beh, io credo che chi vuole intendere intenda, avete solo da attrezzarvi ed andare vestiti alla moda a cercare di cuccare, come si dice. Cucca. Grazie. Grazie a te.